Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Ora il modernista Casper passa ad indicare quelli, secondo lui, colpevoli delle turbolenze dell'inverno e della crisi della Chiesa. Dunque, se secondo lui la larga maggioranza sarebbe stata modernizzatrice, come sarebbe stata la minoranza? Tradizionalista. Una minoranza influente oppose resistenza pervicace a questo tentativo della maggioranza. Il successore di Giovanni XXIII, Papa Paolo VI, era fondamentalmente dalla parte della maggioranza. Ed è vero, nel senso dell'orientamento. Ma cercò di coinvolgere la minoranza e, in linea con l'antica tradizione conciliare, di raggiungere un'approvazione, per quanto possibile all'unanimità, dei documenti conciliari, che in totale furono 16. Ci riuscì, ma si pagò un prezzo. In molti punti si dovettero trovare formule di compromesso, in cui, spesso, le posizioni della maggioranza si trovano immediatamente accanto a quelle della minoranza, pensate per delimitarle. Risultato, secondo Casper? Così, i testi conciliari hanno in sé un enorme potenziale conflittuale. Ed è vero. Aprono la porta ad una ricezione selettiva nell'una o nell'altra direzione. Dunque, ecco la spiegazione del modernista Casper. Paolo VI volle far contenta la minoranza tradizionalista e ciò produsse dei documenti conflittuali. Questa sarebbe la causa delle turbolenze, dell'inverno e della crisi della Chiesa. Dunque, secondo Casper, se non ci fossero stati i pervicaci tradizionalisti, oggi la Chiesa sarebbe nella primavera, nella tranquillità e nell'ordine. Ma vedremo nella prossima indagine come si sono svolti i lavori conciliari, o meglio il golpe conciliare. Più avanti, Casper rivela due interessanti avvenimenti storici avvenuti subito dopo il concilio, in seno alla Chiesa. Di fatto, nei primi due decenni dopo il concilio, si ebbe un esodo di molti sacerdoti e religiosi. In molti ambiti si ebbero uno scadimento della prassi ecclesiastica e movimenti di protesta di sacerdoti, religiosi e laici. Papa Paolo VI parlò di fumo di Satana, entrato da qualche fessura nel Tempio di Dio. Pertanto, prima Casper ha affermato che i documenti furono contraddittori a causa di una minoranza tradizionalista. Poi, però, dopo la pubblicazione di quei documenti, ammette che vi fu uno scadimento della prassi ecclesiastica. Ma allora, non sarà invece che i tradizionalisti hanno impedito che i documenti peggiorassero lo scadimento della prassi?
Secondo Casper, no. Perché la colpa dell'esodo, dei sacerdoti, eccetera, non è stata dei modernisti che di fatto hanno redatto i documenti, ma dei movimenti contestatori del 68. Mm-mm. Ancora oggi alcuni critici considerano il Vaticano II, nel contesto della storia della Chiesa, come una sciagura e come la maggiore calamità in tempi recenti. Ma rappresenta un cortocircuito ritenere che tutto quel che avvenne dopo il Concilio sia accaduto anche a causa del Concilio. Concilio. I critici misconoscono i trend di lungo respiro che agirono già prima del Concilio e che conobbero una notevole accelerazione nei rivolgimenti sociali connessi con la protesta dei giovani e degli studenti nel 1968. Dopo il 1968, le tendenze emancipatrici ebbero effetti anche in ambiti ecclesiastici. Dunque, ecco un altro colpevole. Dopo i tradizionalisti, dopo Paolo VI che li ha fatti contenti, ecco il 68. 68 che è stato influenzato anche dal Concilio Vaticano II. Allora, caro Casper, secondo il tuo ragionamento, sacerdoti e religiosi entrati nella Chiesa tradizionale preconciliare, prima del Concilio, sarebbero poi andati via in molti dopo il Concilio, perché questo non sarebbe stato abbastanza modernizzatore. E i documenti avrebbero molte formule di compromesso con la tradizione preconciliare. Ma non sarà invece umanamente più semplice e più vero il contrario? Ossia che molti sono andati via perché i documenti erano eccessivamente diversi dalla Chiesa preconciliare nella quale erano entrati? Allora, alla fine dell'indagine su questa lettera, è utile riprendere la situazione odierna degli effetti del Concilio che Casper aveva descritto all'inizio. Questo è l'inizio e poco più sotto abbiamo: per la maggior parte dei cattolici, gli sviluppi messi in moto dal Concilio fanno parte della vita quotidiana della Chiesa, ma ciò che vi sperimentano non è il grande avvio e non è la primavera della Chiesa che ci aspettavamo allora, ma è piuttosto una Chiesa dall'aspetto invernale che mostra segni chiari di crisi. Perché? La crisi è data dal vuoto religioso, dall'assenza di religione. Una Chiesa diventata intellettuale, con una messa intellettuale, con preti e frati intellettuali. Una religione trasformata in intellettualismo per intellettuali
e che costringe a diventare intellettuali per capire qualcosa del Papa, delle encicliche e delle discussioni religiose. Il risultato è stato l'abbandono dell'uomo comune alle decisioni dei potenti e delle autorità, nonché alle prediche dell'informazione TV. Perché l'uomo comune, non avendo più i criteri di giustizia di Dio con i quali confrontare le parole delle autorità e dell'informazione, non ha né i criteri e neanche il coraggio per protestare contro le ingiustizie da loro commesse. Tuttavia, la lettera del cardinal Walter Kasper, oltre al riconoscimento della situazione invernale e triste della Chiesa, rivela pure come, durante i lavori del concilio, non vi fu tra i vescovi un clima di pace e di concordia nello Spirito Santo, ma un clima di contesa e di rivalità. Infatti, ha scritto che da una parte c'era una larga maggioranza, mentre dall'altra parte c'era una minoranza influente oppose resistenza pervicace. Dunque, altro che Spirito Santo in azione. Questa osservazione di Kasper è importante perché proprio i difensori ad oltranza del concilio, come il cardinal Kasper, per screditare e per zittire le critiche, strumentalizzano proprio lo Spirito Santo. Per cui criticare il concilio equivarrebbe addirittura a mettere in dubbio l'esistenza dello Spirito Santo. Insomma, una difesa da disperati. Non rimane che indagare lo svolgimento dei lavori conciliari, che involontariamente, per spirito di aggiornamento, rinnovamento e cambiamento, ha cancellato l'essenziale della religione dalla Chiesa Cattolica e dallo spirito dell'uomo comune. Alla prossima indagine. Ciao, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.